Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi realizziamo insieme la pasta frolla. Gli ingredienti che ci serviranno sono farina, scorza di limone bio, uova, burro freddo, lievito per dolci, zucchero a velo. E un pizzico di sale. Quindi alla farina aggiungiamo subito un pizzico di sale e tutte le polveri, quindi lo zucchero a velo, io l'ho setacciato, lievito per dolci. Per tutti gli ingredienti e le dosi fate sempre riferimento al link in descrizione che vi porterà direttamente nel mio blog. Cucina con me, grazielleraffaele.it. Ora, aggiunte tutte le polveri, andiamo a mescolare. E aggiungiamo la scorza del limone grattugiata. Meglio se biologico. E mi raccomando, solo la parte gialla, o in questo caso che è un limone freschissimo, la parte verde, non la parte bianca, altrimenti darà un gusto amaro alla frolla. Se vi piace potete aggiungere anche della vaniglia. Ok, aggiungiamo lo scorzo di limone. Mescoliamo bene e a questo punto procediamo con la sabbiatura, cioè aggiungiamo il burro freddo da frigorifero. Con la punta delle dita andiamo ad amalgamare così. Facciamo in modo che la farina assorba il burro. Cerchiamo di non riscaldare troppo il burro. Fatta la sabbiatura, aggiungiamo le uova. Facciamo un foro al centro e sbattiamole leggermente. Lavoriamo il nostro impasto per la frolla il più velocemente possibile. Non lo dobbiamo riscaldare, altrimenti non avremo una frolla bella friabile, avremo una frolla gommosa, che non è buona. Infatti, io sto facendo con la forchetta per non riscaldare la frolla col calore delle mani. Ecco, a questo punto possiamo lavorarla velocemente così. A questo punto rovesciamo l'impasto sul piano di lavoro, leggermente infarinato. Aggiungiamo un po' di farina e rovesciamo tutto. Lavoriamo senza impastare, dobbiamo semplicemente compattare così. Io faccio così, uso un tarocco in modo da non riscaldare l'impasto. A questo punto, quando vedete che l'impasto è omogeneo, è ben amalgamato, allora potete andare con le mani velocemente, così. Compattate il tutto. La nostra pasta frolla è pronta. Ora che cosa facciamo? La mettiamo a riposare in frigorifero per almeno mezz'ora, però più riposa è meglio è. Io a volte la faccio il giorno prima per il giorno dopo. Quindi prendiamo la pellicola, mettiamo il nostro impasto
Lo schiacciamo così, così raffredda più velocemente. Chiudiamo. E lo riponiamo in frigorifero. Dopo vi faccio vedere la pasta frolla fredda. Dopo 2 ore la nostra pasta frolla è bella soda, si è indurita. Ora, come facciamo per renderla di nuovo plastica e poterla stendere facilmente? Mettiamo un po' di farina e la andiamo a lavorare per qualche secondo. Così, non troppo per non farla riscaldare. La pasta frolla è pronta per essere stesa. Adesso io ne prendo un pezzo e vi faccio vedere quanto è bella da stendere e quanto è facile utilizzarla. Questa pasta frolla la dovete provare perché è buonissima. Vedete? Non si appiccica al mattarello ed è plastica. Ora vi faccio vedere anche come ritagliarla. Si possono realizzare delle strisce perfette. Guardate. Possiamo anche provare a intrecciarle. Facendo così. Vedete? La pasta frolla non si rompe. È perfetta. Riprendiamo questa parte che non è, che è più larga. Ora ci possiamo andare a decorare una crostata. La mia videoricetta termina qui. Grazie per avermi seguito e vi ricordo sempre che se questo video vi è piaciuto, lasciate un like e condividete. Per la ricetta completa, le dosi e gli ingredienti, fate sempre riferimento al link in descrizione o nel primo commento che vi porta nel mio sito www.cucinacommegrazielleraffaele.it. Grazie a tutti, ciao!